Buonanotte. Buonanotte a te, che sei ancora sveglio. Buonanotte. Buonanotte a tutti quelli che hanno concluso questa giornata alla ricerca della felicità. Sì, la felicità, quell'argomento di cui o se ne parla troppo o se ne parla troppo poco. Come ho detto negli episodi precedenti, la felicità a volte è un posto e non è una nazione, nemmeno un parco di divertimenti, anche se si può essere felici anche lì, attenzione. Ma guardando la mia vita da lontano, la mia vita precedente, perché chi cambia nazione come me ha la vita divisa in due, prima e dopo la partenza. E se guardo la mia vita precedente, faccio caso adesso che ci sono dei posti dove io ero sempre felice, ma erano dei posti che io avevo deputato alla felicità. E se ti stai domandando quali sono le caratteristiche, beh, ferma la tua fantasia, perché quello che ti descriverò questa sera, dalla mia sedia cigolante, non è un bar di hipster con le pareti di legno, le luci soffuse, i tavoli con le impronte dei bicchieri e le cameriere con il rossetto troppo rosso. No, niente di tutto questo. Il mio posto felice è un posto artisticamente orribile, illuminato fino all'eccesso da qualcosa che adesso si chiama commercial lighting, le luci che si mettono nei negozi. Sì, perché questo posto è un negozio. È un negozio che mi ha reso felice perché mi ha permesso di comprare dei regali quando non avevo un soldo in tasca. Questo posto è veramente pieno di cose. Questo posto addirittura non è quel negozietto romantico in una traversina di una piccola città. No, no, no. Questo posto è al centro, anzi, all'ingresso di un grandissimo centro commerciale, l'artificialità per eccellenza. E allora ti domanderai tu, ma dov'è la felicità in questo posto? Se è un posto dove si va sempre, se è un posto che non è romantico, se è un posto che è un negozio, e poi questo negozio cosa vende? Beh, non importa cosa vende, perché non è un bene di prima necessità. E allora a cosa serve quel negozio a renderti felice? Bene. Svelato il segreto. In questo posto ci lavorano tre persone, che non erano amici miei, non sono persone che mi conoscono, o almeno non mi conoscevano fino a quando sono entrato come un ciclone. Sì, perché nella vita fuori dal podcast, nella vita lontano dal microfono, non c'è la voce bassa o i modi gentili, non che sia un cafone, ma chi mi conosce sa di cosa sto parlando. E quindi questo posto è un posto dove lavorano tre persone. Ed è un posto felice perché queste persone che fanno solo, tra virgolette, il loro lavoro, sono state capaci di farmi sentire importante. E non sono tecniche di marketing o di vendita, ma sono quelle persone vere, quelle che quando d'inverno piove e ti ripari fino a quando non smette di piovere, vorresti vicino. Quelle persone che, nonostante tutto, nonostante il precariato, nonostante le difficoltà economiche che ci sono in Italia adesso,
vanno avanti. Ce n'è una in particolare che credo abbia letto dentro di me quello che non sono mai riuscito a vedere. Io non faccio il nome di questa signora, questa ragazza, signora perché è sposata. E ci tengo a dire che è sposata perché io non ho mai visto una donna tanto innamorata di suo marito, almeno fino all'ultima volta che ho incontrato loro due, marito e moglie. È da invidiare, positivamente parlando. E quindi con persone di questo genere, anche i posti illuminati al neon diventano posti bellissimi. Quindi se sei solo, se sei sola, forse è perché non hai badato alle persone che trovi nei posti. Ovviamente ci sono luoghi e negozi di cui ti parlerò in futuro, che sì, hanno un'atmosfera, ma se guardi bene e cerchi le persone, quelle che si muovono con gentilezza, quelle che non strattonano, quelle che sorridono anche quando sono stremati dal lavoro, io l'ho fatto il commesso e lo so che vuol dire, beh, quelli sono posti da tenersi cari, perché una giornata storta, una brutta notizia, semplicemente una telefonata che non arriva, beh, si possono curare. Si possono curare non con le medicine, ma con le persone, quelle giuste. Quindi guardati intorno, accendi il radar quando sei in giro. E forse, dico forse, c'è tanta gente migliore di quello che pensi. Quindi domani esci, dopodomani pure, e inizia a guardare, guardare bene. E ti assicuro che anche se alla prima vista, al primo sguardo, non troverai nessuno, poco alla volta, quando diventi abituale, quando ti comporti bene con le persone, il mondo inizia a ruotare in una maniera diversa. Io ieri sera sono andato a letto felicissimo, veramente felice. E oggi è stata una giornata bellissima. E sai cosa è successo al lavoro? Che i bambini della scuola dove lavoro hanno iniziato a abbracciarmi come non hanno mai fatto prima. E allora la felicità esiste. Ed esiste come magnete. Sì, perché se sei felice, genuinamente felice, non felice perché hai comprato la macchina nuova, per carità, non c'è niente di male, ma se sei genuinamente felice, esiste qualcosa dentro noi esseri umani che lo fa percepire. Abbiamo delle antenne. Quindi sii felice davvero, senza bisogno di cose, ma di persone. E adesso che siamo io e te, che la musica è finita, che la notte dovrà pur continuare, ti lascio con questo pensiero. Guarda indietro senza cattiveria, come dicono gli Oasis. Guarda indietro e cerca qualcuno disposto a renderti felice, in un piccolo negozio, in un bar o in un ristorante. E adesso dormi con la mia buonanotte. Io sono Tulipo Pale e ti do appuntamento a domani. Buonanotte, buonanotte incosciente.